Bene signori, siamo arrivati ormai alla fine. Oggi andiamo a vedere questo ultimo micro video, in questo ultimo video riguardante per appunto questa run in arena, per appunto l'ultima parte relativa all'arena, nella quale facciamo il nostro beneamato 12-0. Amici miei, vi auguro una buona visione, perché succede di tutto, succede veramente qualsiasi cosa. Non mi aspettavo sicuramente di fare 12-0. Io ovviamente non so se vi sono piaciuti i video precedenti a questo, perché non lo posso sapere, sto registrando le intro tutte di fila. Ma ovviamente ragazzi, mi auguro che vi siano piaciuti, e se vi piacciono vi ricordo sempre un like tattico, ragazzi. Sapete che è il modo migliore per supportare il mio canale. Potete farle anche un commento, una condivisione, un'iscrizione. Per me è veramente tanta tanta roba, e grazie mille a tutti quelli che supportano. Vi ricordo ragazzi che stream su Twitch. Infatti oggi andiamo a vedere le ultime 3 game di questa arena estrapolata da Twitch. Prima di vederla vi invito a guardare anche quelle di ieri, cioè quella delle 13, delle 13.30, delle 18, e quella di stamattina poco fa alle 13.30. Mi raccomando ragazzi, perché sennò non capirete un cazzo, non avete la minima idea di dove sono arrivato e perché sono lì e che mazzo ho, eccetera. Peraltro mi scuso se non c'è il deck tracker, perché purtroppo OBS non me l'ha pescato. Vi auguro quindi ragazzi una buona visione, e cazzo 12-0 sono soddisfazioni importanti ragazzi, vi dico la verità. Andiamo! Su YouTube? Se non l'hai vista sei orribile, sappilo. Se fai 12-0 ma su YouTube, vabbè 12-0 sì, ma 12-0 è impossibile. 12-0 è impossibile, chat. È ovvio che adesso perdo, ma ci sta ragazzi, sto mazzo qua non merita neanche 7. No, sto mazzo qua, se proprio proprio, col culo che ho avuto, col fatto che ho pescato diverse volte i lacchei, il furfante a turno 3, ci stava a fare 7. Però 7, cioè non di più, non 9, capito, no? E mi scasso meno con l'ultimo Cristofoli, dai, è sopra, mi fa piacere, soppressa it. E mentre ricordiamo, visto che io devo andare a letto mezz'ora più tardi, che se avete YouTube... potete subare su YouTube, se non avete Twitch. Che cazzo ne so, raga? Punto esclamativo YouTube, punto esclamativo Instagram. Cazzo ne so, se uno dice, guarda, sto qua mi sta simpatico perché ha la faccia che pare al culo. Ecco. 2-2. Mi serve un modo di avere un drop a 1 per attivare il furfante. Furfante. Sei proprio un furfante. Sei proprio un furfante. Faccia e faccio fare il trade a lui. Se non lo fa... lo finiamo col Fan of Knives. Come se in questo gioco per vincere bastassero le carte. Esatto, amico mio. La prossima espansione metteranno la leggendaria Polilocco. Come effetto mette in campo Lethal dalla tua mano. Interessante. Mi farò pagare da Blizzard per questo. Va bene, lui ci sta. Mi serve un drop a 2. Cioè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carte nel mio deck costano 2 o meno. E sono tutte giocabili, quindi ce ne sono più o meno fighe. Me ne basta un Orco Diaz. Assassinate, vero? Direi Assassinate qua. Direi Assassinate, non posso lasciarglielo giù. A meno che non faccia lui. No, 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 no. Assassinate, quello va ucciso, ragazzi. Quello va maledettamente ucciso. Teniamo l'arma. Al prossimo turno abbiamo Lowey Squire into Furfante. Abbiamo due drop a 1 giocabili anche. Oh no, amico. Nah, mi sta cagando di pezza, però va bene. Il problema è se io adesso metto un altro minion che mi dà paura, mi dà rogna. Beh, la peggio se metto un minion cazzuto. Golem totemico è fortissimo, cazzo. Un altro Nembo. Cioè, raga, voi state capendo contro chi gente sto giocando. Imbrigliatuoni, totem, Nembo. Un altro Nembo poco fa. Giochi solo con gente che ci ammazzi senza senso, poi. Cioè, è normale. Normale, questa cos'è? La coin? No? Dovrebbe essere un drop a 1. Cioè, aveva la scarica voltaica. Va bene. Trada con tutto, va bene. Quindi lui averlo dato di 2 mana. Il prossimo turno ne ha solo 4. Solo. Sti cazzi. Solo 4. Allora, ratto. Mi dà un lacchei. Into furfante. Into furfante. Che mi dà altri lacchei. Questo è il perfetto, perché volevo esattamente rimuovere lui. A meno che... no, un cazzo. A meno che un cazzo. Questo va qui e questo uccide lui. Va bene. Teniamo sempre l'arma equipaggiata, perché abbiamo tecno fluidificatore quando vogliamo. O almeno si spera. Oh no, micio. Sta giocando con la coperta. Ecco, è tornato ragazzi nella mezz'ora di vita. Madonna, non dormirò neanche stanotte, lo so già. Va bene. Non può uccidermi l'1-4. In realtà viene punito solo se pesco Brewmaster. Esatto. Non lo pesco. Allora, chimica folle. Tradiamo il 4-5 con l'1-1. Andiamo faccia col resto. Quindi lui. Quindi chimica.
usiamo lui che magari non lo rimbalziamo mai, mentre gli altri magari vogliamo rimbalzarli. Più un attacco è figo. Ok, abbiamo anche una carta buona per attivare Tecnofluidificatore. Dipende cosa fa adesso lui. Se lui adesso fa un turno brutto, magari mette solo un ciccione che non fa niente alla board, io smorco. Se no considero di tradare, come è giusto che sia. Signor Kaget, scriba, perfetto, esattamente quello che intendevo, fratello. Allora, io direi quindi lame su per esempio lui, così spreadiamo un po' i danni in giro. Andiamo di Tecnofluidificatore. Ha preso lui. Sono 3 più 8. Sono 3 più 8, 11, 12, 13, 14, 15 danni. 15 danni. 15 danni. 15 danni, li facciamo tutti faccia, sti cazzi. Lui non è overloadato, probabilmente adesso fa un board clear. Speriamo non Lightning Storm, ma vabbè, con un mazzo del genere l'unica è sperare di finirla presto. C'ha troppe carte in mano, 9 carte. 9 carte in mano a turno, 8 carte in mano a turno 8, chat. Cioè, non vinco più se non faccio sta giocata. Anomalia into Lightning Storm, non ci credo. Non ci credo, anomalia into Lightning Storm. Cioè, andava bene anche Lightning Storm normale, per carità, però così lui ha voluto fare le cose più in grande. 15 danni spaccati c'ha in board lui. Quindi devo trovare cosa? Boh. Assalto fonente sono 3. Sono 3. Tramortimento, rimuovo board. Giusto? Rimuovo loro 2. Quindi tradimento, per forza. Posso anche considerare di fare board clear? Sì. Posso fare board clear io. Mi costa 5 danni in faccia, ma faccio board clear. Questi due si ammazzano. No, mi costa 6 danni in faccia e 4 danni che non faccio a lui. Però lui non c'ha board. E io invece ce ne ho. Fan. Cazzo, avrei dovuto fare questo. Se da questo esce un charge, sono un coglione. Ok. Ok, ok, ok. Va bene. Lui è overloadato di 2 mana, quindi gioca un drop a 7 adesso. Quindi secondo me ha senso mettere più danni possibili, quindi crocolisto. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Devo top deckarne 3 se voglio vincere. Il problema è che non ne ho. No, in realtà lì posso avere tranquillamente 3 danni di top deck. Sono diverse carte che mi fanno vincere. C'è Level Miscreant, c'è la Prediction Blade. C'è... merda. Lo Star Aligner no. Lo Star Aligner no. Allora, Star Aligner tutta la vita. Perché è un ciccione ciccione. Star Aligner. Allora, quanti anni sono? 1, 2. Questo trada lì. Questo va face. Questo va face. Questo invece va qui. Fastidio Drone Star Aligner. E a sto punto all-in. No, mi serve una carta per attivare le combo. Una carta per attivare le combo. Regà, anche Brewmaster è buono. Perché torna in vita lui magari. Mi riprende in mano lui. L'1-1, mi dà una spell, magari è lethal. Quindi Brewmaster, Lackey, Deadly Poison, Prediction Blade, Evil Miscreant, Manager, Magician. 6 carte su 10 mi dà lethal. In grandissime percentuali. Sunwalker è una carta forte. E Wargear è una carta forte. Fen Creeper è una carta forte. La cura è una carta forte. Lui non ha modo di rimuovermelo. Ok, top deck di Elementale Indomito più una rimozione con... sì, è l'altro Lightning Storm. Invece no, GG well play. 10-0. 10-0, fratello. 10-0, mate. 10-0 easy, a mani basse ragazzi. Molliamo tutto, cerchiamo Miscreant. Tiriamo veleno mortale, dai. Non è vero che mi vuole male. È che ha paura, no? L'ho portato a casa ieri, Berga. C'ha poco più di 24 ore quel micio. Cioè, in realtà è vivo da quasi 2 mesi. Il 28 giugno fa 2 mesi. Quindi è nato il... allora, 28 giugno fa 2 mesi. 28 maggio 1 è nato il 28 aprile. Il 28 aprile.
Minchia, coin miscreant. Minchia, raga, coin miscreant. Sì, ma Micio, io ti ho messo lì, non è che adesso ti ho messo il gioco qui, allora tu ti metti a giocare qui 3.000 euro di Magic, porca troia. Porca troia. Beh, uno che mi fa doppio hero power mi fa paurissima, ve lo dico. Mi fa veramente tanta paura uno che mi fa hero power into hero power. Dammi la che crea un drop a 2. No. Poteva essere ficco. Poteva essere assai ficco. Allora, vogliamo dare più uno d'assalto e rush? Rimorchiamo, lui avrà 7.000 rimozioni, penso. Cosa fai? Ah! È bello perché lui ci prova ad essere cattivo. Lui prova a fare, però non ce la fa. Tuo hero power costa 1, mi dici, eh? Il tuo hero power ti costa 1, mi dici. Molto interessante sta cosa. Due danni. Due danni. Trado. Regà, se c'è Arcane Explosion ho perso. Io ve lo dico. Arcane Explosion è GG. Ma dai, chi è che prende... Cioè, se sei 10-0 e giochi Arcane Explosion sei una persona orribile. La spella 3 non ci dovrebbe essere. Questa è Frostbolt. Va bene. Va bene, dai. Tutto sommato va molto bene. Tutto sommato va molto bene. Hero Power, Tossicologa. Merda, no. Questa è bella. Questa è meglio di Hero Power, Tossicologa. Questa è meglio di Hero Power, Tossicologa. Perché la, poi lo buffiamo. Minchia, gli facciamo diventare l'arma 5. Facciamo 10 danni di arma. O no? Quindi vede triplo per pochi. In che senso, man? Dove è andato il gatto? Giochi con la coperta? Dove hai pisciato? Bravo, man. Gioca col piscio. Bravo, fratello. Vabbè, lui insiste nel giocare minion ciccioni, quindi io me ne approfitto per fare altri 5 danni e rimuovere il taunt grosso. Potrei fargliene 4, mandarlo a 13, il turno dopo mandarlo a 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Mandiamo a 3 punti vita al prossimo turno. Se non mette taunt, prossimo turno è a 3 HP. No, probabilmente 4 HP perché mi pinga un pezzo. Non penso voglia fare flame strike per... ok, va benissimo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo mandiamo a 4. Lo mandiamo a 4, però lo style aligner è meglio. Lo mandiamo a 5 in questo modo. Ma c'ho un 7-7 che minaccia danni. Giusto? Sì. Chiaramente questi vanno tutti in faccia. Sti cazzo di lacché hanno... Sto lacché qui ha fatto 6 danni. Da solo. Sto lacché. Bene. 5 HP, ne abbiamo 2 danni in mano, Hero Power più questo sono 2 danni, lui sta a 3, paradossalmente, lui deve pingare questo, fare Flame Strike e rimuovere, però non c'ha il mana, quindi deve 3, no, deve fare tipo missili arcani che vanno qua, Flame Strike oppure Blizzard o Frost Nova, che peschi sia già un bene, che lui parta di draw va già bene perché vuol dire 11-0 fratelli, vi presento un 11-0 GG easy, 11-0 easy. Rogue contro Rogue. Beh, credo sia il primo Rogue di stasera, o sbaglio? Non vorrei sbagliarmi, ma credo sia il primo Rogue questa sera. Ragazzi, impazzito nel frattempo il cane. Allora, vogliamo trovare di nuovo quel pezzo lì? Fastidio non dovrebbe essere così forte contro di lui. Teniamo il veleno e basta. Voglio cercare il Miscreant come sempre. Miscreantalo. In modo da fare coin miscreant. Perfetto. Il miscreanzato c'è anche questa volta. Andiamo a scoparci la regina dei Naga. Man, intanto ho appena detto la settimana prossima esce Rise of Shara. Esce Rise of Shara? Grande, man. Io faccio video su YouTube così la gente cerca Rise of Shara ma trovi i miei video. Non capisce un cazzo e gli va a puttana il cervello. Però intanto io faccio visual, no? Sei mica contento per me, Manny. Furfantalo. Abbiamo anche Deadly Poison. Il prossimo turno possiamo pensare di fare Hero Power Deadly Poison piuttosto che altre cose. Questa sua partenza è già preoccupante comunque. Gioca un drop a 4 è fortissimo. Se gioca uno Shredder è fortissimo. Pilota. Pilota di Microbot va bene invece. Di Microbot va bene. Allora, qua penso di fare Hero Power Deadly Poison trade, no? Direi di sì. Rimuoviamo questo che è chiaramente un problema e tradiamo la 1, la 2-1. O no? No, tradiamo l'1-1. Che è un mech. Tanto questo non mi cambia un cazzo. Se va a faccia sono 2 danni. Così gli lascio un mech in meno se dovesse avere molteplici meccanizzazioni. Tanto si tratta di un danno. Se perderò per un danno, ragazzi, sappiate. Madonna, ha fatto un mech rogue questo. Regà,
Di cazzo di Mac c'ha? Cioè, fino adesso 4 carte, 3 sono Mac. Cioè, interessanti, direi. Allora, dobbiamo pulire questa board. Il 3-2 va qui. Anzi, in realtà possiamo fare la key etereo. La key etereo. Vediamo cosa ci fornisce la key etereo. Ci fornisce un tradimento, che in realtà è enough per pulire sta board. Tradimento, facciamo che quello va lì. Io vado qua, questo va là, ci sta. Non avete capito un cazzo, lo so, ma ho capito io, l'importante è quello. Quindi tradimento, tac tac, tac tac, questo va qua, ho fatto board clear, easy. Non è neanche necessario giocare l'Hack Goblin. Prossimo turno immagino che avremo il tempo di fare l'Hack Goblin insieme al Furfante. E via, easy. I Viscerate. Sta pisciando il gatto! No, non stava pisciando, stava bevendo, scusa! Scusa, Micio, scusa, scusa, no, bevi, bevi! Beh, scusami, Micio, scusami. Avevo sentito. Pensavo fosse un piscio, invece era, stava bevendo. Scusami, Micione, non volevo spaventarti. Scusami, fratello mio. Raga, ma quanti Mac c'ha? Quanti Mac ha lui? Porca troia. Fratello, quanti Mac c'hai? Allora, se io faccio il lacché, poi già posso giocare il Miscreant. E in realtà mi basterebbe quello che fa due danni e faccio board clear. Sono uno, due. No, non mi piace affatto. Non mi piace affatto. Se faccio draghetto gli do più uno. Trado, trado, ma non gioco nient'altro. Faccio lui, non mi piace. Assassinate, meh. Meh. Oh no, Micio, cosa ne pensi di Assassinate? Se no, prediction. Facciamo tipo drago, prediction che fa due. Più due, più uno. Mi becco comunque 5 danni per un 3-2. Se metto board e ignoro il 5-5 rischio di prendermi una valangata di botte in bocca. Quello è il problema. 5, lui magnetizza, mi fa tipo, non lo so, 8 danni. Io come glielo rimuovo? Glielo rimuovo di coso? Sì, dai, ci sta. Glielo rimuovo di... Vedi, non l'avrei trovato, ho fatto bene. Glielo rimuovo di coso, di Assassinate. Sì, però lui ha 4 carte in mano che sono poche. Il problema è che io non lo sto portando basso di vita. Cosa stai facendo, Micio? Non lo sto portando basso di vita, capito? È quello il discorso. Madonna, raga, ha fatto un Mac Rogue lui, Cioè, ragazzi, io non ho il deck tracker per il deck avversario. Mi ha giocato Galvanizer, 5-5, robot generatore. Cioè, raga, ma che mazzo è? Ma stai scherzando? Metti 6 copie di 5-5 nel deck. Che cazzo dici? Mi tocca anche rimuoverteli. Ma che cazzo dici? Mi tocca anche rimuovertelo adesso. Oppure me ne sbatto il cazzo e faccio io. No, ma non posso sbattermi il cazzo. Il problema è che come glieli rimuovo quelli? Assassinate, trade, 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 evolvo lui. Per forza. Per forza. Poi abbiamo il taunt qui che è molto forte. Trade, trade, trado lui. Perché questo viene evoluto. Questo viene evoluto in un drop a 5, giusto? No, in un drop a 4. Ottieni spell damage, è abbastanza inutile visto che di spell ne ho una. E se non sbaglio, no, le devo ancora giocare. Vabbè, comunque c'ho solo una spell. 12 di vita io, però c'ho board. E c'ho taunt. E burst, e rimozioni se gioco un'arma grossa. E una spell casuale. Questa è una rottura di coglioni. Cioè, raga, ma che deck ha fatto lui? Ma che deck ha fatto lui? Questo va andrà a faccia, penso. Questo qua invece trada. Allora a me ne hai sbagliato tutto se mo tradi. Che hai sbagliato tutta la sinergia del tuo deck. Allora, non ha senso fare Harrison. Questo trada, quello trada. Questo trada, quello trada. Ci giochiamo il nostro robottino. E dalla parte opposta ci giochiamo l'automata guerra. Non magnetizzo. Se mi chiedete perché non magnetizzo, perché sapo Assassinate mi rimuove il pezzo unico. Tanto se tu mi dici poi ma ti serve taunt. A parte che non è vero perché ho 12 HP. Ma ho comunque la campionessa del sole. Quindi stiamo belli a cavallo. Oh, raga, ma che deck ha fatto lui? Ma serio? Ha preso il pezzo più grosso. Vabbè, sei assurdo. Probabilmente gli spacco l'arma io. Gli spacco l'arma con Harrison. O no? Ma sì. Tutto sommato sì. Spacco l'arma con Harrison, pesco due. Non che mi serva, però va bene. Peschiamo due, che culo che mi ha preso il 5-5. Ridiamo, voi ridete e scherzate, ma è una merda. Direi che possiamo anche, questo può anche morire ora come ora. Il mio gatto mi sta mangiando i piedi. Guarda, ti diverti te, fratello, va bene. Faccia, faccia, faccia. Faccia, faccia, faccia. Non è male. Non è affatto male. La Sunwalker me la tengo.
Questo è. Oh, raga. Oh, non ha draftato una carta che non sia Mac ora come ora. È assurdo. È assurdo il deck del ragazzo. È assurdo. Mo ti mangi il cazzo, fratello. Mo mangi il cazzo con sto top deck. Mo veramente mangi il cazzo. Hero Power, questo guadagna spell damage, giusto? Tam, boom, stacalacca. E esplodi. E che cazzo, voglio ben vedere io anche. Chiaramente andiamo di noi, smorchiamo noi. Non credo abbia senso fare nient'altro, giochiamo tranquillamente Trog. Mo, amico mio, a meno che tu non top deck un Taunt, un Cura o un Freeze, credo che la partita sia vinta, cioè dovrebbe essere GG. Cioè, ti salvava veramente solamente Deathwing. Volevo fare la citazione incredibile, ragazzi. Enrico l'aveva capita, porca puttana, l'aveva capita Enrico. Mo, veramente, se non top deck un Taunt, un Freeze, una Cura... è vinta, nel senso. Oh, raga, a meno che non top decchi un Taunt, un Freeze, una Cura. Raga, 12-0, 12 win matematiche, 12 win easy. Bestemmiate un po' all'inizio, devo ammettere, però 12 win significa fare sub, allora mi impegno più spesso. Bella, siamo su YouTube, direi di sì. Grazie, Black Shadone, thank you very much, amico mio, un bacione enorme e bentornato nel canale. Grazie, con dei premi che sono a dir poco una merda. Questa è l'espansione che mi fa schifo, questa c'ho già praticamente tutto, 250 gold, vabbè, grazie Mike, grazie Manny, andiamo a spacchettare e poi andiamo anche in chiusura. 12-0 matematiche, abbastanza easy, no? Grazie Mike per tutti i cheer, fratello, grazie mille. Una leggendaria 8 per chiudere bene, tipo, non lo so, un detto indorato, giuro che se pesca un tanto, friso una turno, mi tolgo la vita. Mi tolgo la vita, mi lancio dal primo attack. Oh Enrico, ma la sei a memoria, la sei meglio di me ormai quella scena lì. Niente leggendaria. Ma direi che è abbastanza...